tutti e benvenuti in questo video aggiornamento sulla mia autoradio smart fai da te. Qualcuno infatti ricorderà, l'anno scorso avevo realizzato questa piccola e semplice autoradio per la mia vettura, realizzata senza schermo e con un minimo di pulsanti per evitare che qualche ladro potesse sfondarmi il finestrino per rubarmi un autoradio. In descrizione al video troverete un tutorial sulla realizzazione di questa autoradio, ma molto banalmente, non so se da questo groviglio di cavi si capisce, ma quello che ho fatto è stato cablare un connettore ISO standard a un regolatore di tensione che va ad alimentare questo modulo Bluetooth, a cui poi ho collegato un microfono ad alta qualità. Il tutto a sua volta collegato a un amplificatore audio che manda il segnale direttamente alle casse. Questa autoradio, che poi ho integrato con un voltmetro e un caricabatterie USB, è un progetto non particolarmente economico ma veramente molto funzionale. In quest'anno non mi ha mai dato un problema, ma soprattutto mi ha lasciato con la tranquillità di poter parcheggiare senza timore che qualcuno potesse sfondarmi il vetro per rubarmi 50 euro di autoradio. Ora, ogni tanto qualcuno mi chiede di realizzargli questa autoradio, io sono ben felice di accontentarlo. Ho avuto modo di realizzare versioni veramente invisibili, dotate soltanto di amplificatore a cui collegare direttamente tramite l'aux-in e il proprio smartphone, e ho avuto modo di realizzare prodotti leggermente più complicati. Oggi vi farò vedere uno di questi. Questa nuova versione della mia autoradio smart fai da te ha alcune grosse differenze. Prima fra tutti, la presenza di 5 tasti funzione, quindi non avremo soltanto il tasto funzione play pausa rispondi chiamate che abbiamo nel mio vecchio modello, ma abbiamo un tasto play, un tasto next, back, ma soprattutto un tasto mod per cambiare modalità tra il lettore di file multimediali tramite porta USB o porta micro USB integrata direttamente sulla scheda Bluetooth, e un tasto equalizzatore che, qualora dovessimo utilizzare gli MP3 tramite porta USB o micro USB, ci permetterebbe per l'appunto di impostare l'equalizzatore. Altre differenze sono il modulo Bluetooth in sé, dotato di funzioni in più e di porta USB, i 5 cavi dotati di spinotti per invertirli di posizione, ma soprattutto l'installazione di un nuovo tipo di amplificatore dichiarato per la stessa potenza ma della dimensione più compatta. A questo si aggiunge il mio solito caricabatterie dotato di voltmetro con porta di ricarica quick charge e power delivery. Una piccola aggiunta, qui potete vedere un mio piccolo errore per del foro della porta USB che purtroppo non sono riuscito a realizzare meglio di così. Dicevo, qui potete vedere il foro per il telecomando infrarossi. Infatti questo modulo Bluetooth in confezione presentava anche questo telecomando dotato dei principali comandi e anche i tasti numerici, che sinceramente non so a cosa servono, probabilmente per l'autoradio FM. Questo modello, rispetto a quello che ho realizzato io, prima di tutto è in misura doppio pin, quindi è impossibile da far entrare nell'ATOS. Qui sto facendo soltanto una prova per verificare i cablaggi. È molto più funzionale. La porta USB ci permette di riprodurre i nostri file musicali con una qualità estremamente più alta rispetto a quella garantita dal Bluetooth, mentre i tasti funzione ci permettono di fare direttamente da pannello quello che normalmente faccio dallo schermo del mio smartphone. Purtroppo un'installazione di questo tipo è impossibile da far entrare in una versione 1DIN semplicemente per un discorso di spazi. Probabilmente togliendo il caricabatterie USB, anche perché preferisco avere quelli integrati direttamente in accendisigari. Qui state vedendo uno dei caricabatteria OK a montaggio a filo di cui ho parlato nel video del mio mini faletto LED fai da te, di cui ho riciclato la scatola, e probabilmente sarebbe l'unico modo per inserire tutti e 5 i pulsanti rispetto alla versione che ho realizzato io. Ciononostante sono due integrazioni ottime, ma più che altro penso che vada a preferenze. Io, nonostante reputi questo tipo di autoradio così integrata la scelta migliore per chi cerca una vera e propria autoradio, penso che la mia soluzione estremamente compatta sia comunque una valida soluzione, soprattutto per la sua discrezione una volta montata, e infatti non sembra minimamente un autoradio e nessuno si sognerebbe mai di spaccare il vetro per rubarlo, almeno spero. Mentre questo modello, un po' più impegnativo, è vero che non avendo lo schermo non è
di molto appeal per i ladri, anche perché effettivamente potrebbe essere qualsiasi cosa, ma ritengo che integrare tutti questi pulsanti e componenti possa già iniziare a dare qualche sospetto in giro, benché, ripeto, i ladri sono interessati più a prodotti commerciali che possono rivendere, non di certo a un prodotto amatoriale di questo tipo che andrebbe studiato, capito, ma soprattutto con una speranza di rivendita sul mercato pari a zero, visto che è un prodotto che tende ad avere mercato soltanto per coloro che sono realmente interessati e che sono disposti a scendere a compromessi acquistando un prodotto palesemente amatoriale rispetto a tutti gli altri prodotti commerciali. Io adesso sto testando questa autoradio. Una differenza che ho notato: qui state sentendo il disturbo dell'alimentazione a 12 volt della macchina, se si sente nonostante la musica di sottofondo, è che questo tipo di amplificatore, o comunque la scheda o il collegamento di tutto insieme, fa avere molti meno disturbi della mia vecchia versione. Il modulo Bluetooth OK infatti genera molti più disturbi dati dalla corrente, cosa che con questo modello non abbiamo. Se questo progetto ti è piaciuto e sei interessato anche te a realizzarlo, ti invito a vedere in descrizione il link al mio vecchio tutorial su come realizzarla, su come realizzare in realtà la versione semplice, ma in descrizione al video troverete anche i componenti che ho utilizzato per questa nuova autoradio. E nel caso in cui non vogliate realizzarla voi e vi accontentate di un prodotto, come ho detto, molto amatoriale, vi invito a scrivermi alla mia email o sui social per una realizzazione su commissione. Se il progetto vi è piaciuto, vi invito inoltre a mettere mi piace e a iscrivervi al mio canale per restare sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò, si spera, ogni giovedì. Ciao a tutti!